Buongiorno a tutti cari amici telespettatori, riders e appassionati di motociclismo e benvenuti al secondo appuntamento stagionale con i trofei Wheel Up Moto Estate 2019. Ci troviamo sul circuito Riccardo Paletti di Varano de' Melegari, pista ormai storica per questo campionato. Un weekend di gara davvero difficile questo per tutti i piloti, ma non soltanto, anche per i team, i meccanici al lavoro al muretto dei box, perché anche questa volta il maltempo la fa da padrone. Se il primo round stagionale era bagnato, il secondo round sarà assolutamente fradicio. Lo saprete bene anche voi, dato che questo maggio ormai sono più giorni di pioggia che quelli di sole. In cabina di commento con voi, come sempre, Alberto Fontana o Alberto Nasca e il nostro immancabile commento tecnico, Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno. Andre, entrambi abbiamo vissuto questo weekend di gara. Ti chiedo, com'erano le condizioni? Ah, le condizioni sono ancora peggio forse che a Franciacorta. Anche perché Varano è una pista dove appunto ci sono tante ripartenze, è poco scorrevole, quindi ok, grandi frenate, ma anche grandi ripartenze dove appunto è facile, insomma, fare il danno, ecco. Eh sì, anche perché la maggior parte delle cadute sul bagnato sono di posteriore, si vuole dare gas a tutti i costi e il posteriore ti lancia per aria. Altra difficoltà di questa pista sta nell'asfalto, infatti presenta due asfalti diversi, alcune curve hanno un asfalto nuovo, altre hanno un asfalto vecchio, e infatti specialmente nella seconda S e nella S veloce lì si sente tanto la mancanza di grip. Comunque adesso partiamo con la sigla e poi entreremo nel vivo delle gare di questa giornata. Stiamo per assistere alla gara del CRV, campionato regionale velocità Piemonte, che tra l'altro vede impegnato proprio te, Andrea. Esatto, è una nuova esperienza quest'anno con il mio socio Francesco Rocchio, ma convinto a fare questo campionato. Devo dire che ti dirò alla fine della gara come sarà, perché in realtà Franciacorta ce l'hanno sospesa, quindi è la prima gara ufficiale. Ricordiamo che a Franciacorta, a causa di una rottura del motore di un pilota che ha sparso olio per tutta la pista, è stata poi annullata la vostra gara, quindi questa è a tutti gli effetti la prima gara stagionale che fate. E come già avete visto nella Race Attack, questa gara viene commentata in differita, quindi per questo che Andrea, anche se corre, è qui con me a commentarla e a darci il suo punto di vista da pilota che l'ha vissuta questa gara. Andiamo a vedere la griglia di partenza con la pole position proprio di Andrea Tomio, qua di fianco a me, che ha fatto un grande 1:18.7. Com'era la qualifica? Bagnata o asciutta? Era una qualifica particolare, con la pista non ancora asciutta, ma piuttosto umida, tanto che infatti ho fatto l'azzardo di entrare con la rein anteriore e diciamo, l'intagliata okay. Dietro, che sembra abbia abbastanza ripagato. Buono. Quindi sì, questa è stata la mia scelta. Seconda posizione poi per Andrea Mardegan, seguito da William Venezia in terza piazza, 1:19.3. Seconda fila per Max Lasagna, seguito da Bisconti e Altomonte. Terza fila per Lucini, Alessandro Piovani e Riccardo Bendinelli. Poi a seguire troviamo Rinieri, Gamba e Mazzilli. Quinta fila per Ferri, Ghidini e Castelvetere. Sesta fila per Tricerri, Rocchio e Passoni. Settima fila per Camarata, Savino e Gerardi. Ottava fila per D'Amore, Pellegrino e Bonifacio. Nona fila per Maio e Walter Regen. Prima di partire con la gara andiamo a sentire le interviste dei piloti per ascoltare un po' le loro opinioni e i loro pareri prima della gara. In realtà, dai, la prima gara a Franciacorta purtroppo non abbiamo potuto correre proprio per il problema del tempo. Ieri qualifica sul bagnato, siamo messi bene perché comunque siamo davanti, quindi vediamo cosa succede in realtà oggi, perché ancora non si sa. Ciao a tutti, oggi sembra che le previsioni danno pioggia, adesso faremo il Q2, è un'incognita, è una cosa che mescolerà un po' le carte, però vediamo, siamo fiduciosi. Ciao a tutti, è iniziato molto a piovere, adesso stiamo valutando un po' con la mission che pneumatici usare, come comportarci, le varie pressioni, vediamo un po' cosa fare, il punto di situazione, un po' di gomme ci sono a disposizione, vediamo un po' il da farsi, diciamo.
col tempo così ovviamente sarà rain, vediamo. Come avete visto, sì, l'incognita meteo è quella che la fa da padrone. Considerando che ha smesso di piovere per tutta la mattina, la pista poi si è andata a asciugare, al punto che noi della Race Attack abbiamo fatto le qualifiche praticamente sull'asciutto. Adesso in realtà ha ricominciato a piovere, quindi la pista sembrerebbe anche da queste immagini essere bagnata. Tra l'altro ricordo a tutti i piloti che chi volesse può acquistare il servizio video che state vedendo, quindi installando la telecamera on board sulla propria moto per avere anche le interviste e le riprese dei box e della moto e degli sponsor prima della gara. Tutto pronto intanto per l'inizio di questa manche della CRV. Si accendono i semafori che si spengono in questo istante, scattano i piloti, partito, sembri partito bene Andre, partito bene anche Mardegan, qualche impennata per William Venezia, si arriva adesso alla staccata della prima curva con Tomio che gira in prima posizione, attenzione, chi è che si è infilato lì? Sì, ma ha colato un po' l'aria. Mamma mia, te lo sei visto passare davanti così? Sì, abbastanza velocemente, sì. E adesso dovrebbe rifarsi sotto, eccolo che arriva. Non sono riuscito a intravedere il numero del pilota che ha fatto una partenza eccezionale, riuscendo a guadagnare anche quasi il comando della corsa. Adesso prova ad affacciarsi all'interno per andare a guadagnare la posizione, il numero 55, anzi 155, Bisconti, dovrebbe essere Luciano Bisconti. Che poi mi credi che ancora non ho capito, da dietro cercavo di capire che moto fosse. È? Perché con queste due marmitte ho detto, ma è una moto GP. Vero, strana. Ma a giudicare dalla disposizione delle marmitte sembra... è molto simile a quelle di Bike Therapy guidate da Mardegan. Usano gli scarichi, sì, con la stessa conformazione. Poi non so se sia anche, sì, quello un prototipo fatto da loro. Intanto attenzione a Venezia che esce forte dalla variante veloce. Va a passare Tomio. Esatto. Ti trovavi un po' in difficoltà qua? Mi trovavo, sì, perché... Allora, devo dire che il problema qual è stato? Fare le Q2 su una condizione completamente diversa da questa ed entrare poi in gara così. Abbiamo fatto solo un giro d'allineamento senza neanche fare la prova, ma ha dato un po'... È Max Lasagna forse il pilota, scusami, perché okay, non capiamo se sia il 55 o il 155. Adesso lo capiremo, sì, nel momento in cui passa adesso sul traguardo. È Lasagna, perdonate l'errore. C'è un 55 e un 155 che partivano di fianco, quindi... Okay. Dicevi, scusa? Sì, no, dicevo che chiaramente le condizioni cambiano giro per giro e soprattutto cambiano, wow, se tu le fai... Sì, no, qua ho iniziato ad accusare un po' il colpo. Poi il problema, che lo dirò anche a fine gara, è stato che probabilmente si è bagnato il cambio elettronico. Quindi cosa succedeva? In uscita di curva, quando tu metti il piede sulla leva del cambio, vedi qua mi stanno iniziando a passare un po'. Ah sì, qua evidenti problemi tecnici. Un po' in troppi. Si spegneva la moto. Sì. Dopodiché entrava, cioè forzando, facevi entrare la marcia. Ok. In pratica... La cosa brutta è che te la faceva da questa parte di qua, quindi quando tu volti la moto a destra, sì, si spegne la moto, riprende corrente di colpo e ti ridà subito il colpo. E insomma, sull'asciutto probabilmente non era un gran problema. Cioè, ammazzarsi sul bagnato. Sul bagnato, il fatto che se sei un po' inclinato, togli la corrente, quindi si spegne la moto, metti dentro la marcia, Giovanni intanto. Altomonte, sappiamo che grande, sul bagnato va forte. Grande esperto del bagnato. Sì. Eh sì. Questo è William. Sì, intanto Venezia che sta cercando di capire se può andare a prendere Lasagna lì in testa alla corsa. Esatto. E William, che anche lui mi sembra trovarsi abbastanza bene sul bagnato. Tra l'altro Lasagna, ragazzi, lui corre nella Rookies 1000, mentre Venezia nella Expert 1000. Noi ricordiamo che all'interno del CRV sono presenti 4 campionati veri e propri, con podio, finale, sì, premiazione, eccetera eccetera. E abbiamo la Expert 1000, i più veloci della cilindrata 1000, e Rookies 1000, i meno, esatto, esperti della cilindrata 1000. Stessa cosa per la 600. E poi in realtà ci sarà anche la categoria wildcard, perché in questa gara sono presenti 3 wildcard, che sono Mazzilli, Altomonte e Riccardo Bendinelli. Questa dunque è la situazione di gara. In questo momento Lasagna guida la classifica dell'assoluta, dell'assoluta della Rookies 1000, Venezia della Expert 1000. Rivediamo intanto la partenza di Alessandro Pivani. Partito una partenza non eccezionale. Ha perso un po' di posizioni nell'accelerazione, proprio nel momento da cui stacchi la frizione, a cui inizi a dare gas, certo. E poi anche qua in prima curva gli sono infilati una a destra e una a sinistra. Quando è così ti trovi come in mezzo alle fette di pane nel panino. Esatto. Quindi non sapeva più dove andare a sbattere la testa. Questa è la mia partenza, sì.
che mi sembrava di essere partito abbastanza bene, ma adesso vedrai che mi si infila. Lasagna all'esterno. Esatto. Vuoi vedere cosa hai visto tu da qua? Da qua ho visto così. Mamma che rischia di passare sul cordolo. Esatto, anche lui ha rischiato comunque. Sì. Anche lui ha rischiato un pochettino. Ci sta, però intanto è davanti, quindi sta rischiando. Sta rischiando, ma è davanti. Quindi... è davanti, quindi è giusto rischiare. Io mi ho visto l'impennatina di Venezia proprio nel momento in cui ha mollato la frizione. Sì, gli ha dato quello... Col mille com'è partire sul bagnato? Guarda, io la prima partenza che ho fatto mi hanno fregato perché mi hanno detto: no, stai basso di giri. Sono stato a 5.000 giri, la moto, cioè come se si fosse spenta. Devi partire come sull'asciutto. Sì, infatti. Sì. Tanto c'è, cioè, al massimo, se spina dietro c'è i controlli che tagliano, sì, quindi infatti, chi se ne frega. Non è che ti cappotti, quindi... Cioè io ho capito a Varano che si parte come sull'asciutto. Esattamente. Uguale. Sì, tanto al limite c'è quella linea bianca davanti, ma... poca roba, nel senso, non ti fa di certo mettere la moto di traverso. Ecco, no, lì devi stare attento, esatto, con la linea bianca è un po' particolare la situazione, perché ad esempio guardavo il video di Salvadori che ha fatto la gara al Mugello. Sì, ho visto la Pirelli. In Coppa Italia. Sì. E praticamente lui diceva che ha avuto problemi in partenza perché... appena è partito la ruota ha iniziato a slittare sulla riga bianca della partenza e l'elettronica ha tagliato tutto tanto. Per tipo mezzo secondo, e quindi gli altri l'hanno passato tutto. Sì, infatti ho visto e ci è rimasto anche male perché ha detto: pensavo di partire, invece in realtà la moto non andava, perché quando legge così giustamente non funziona, e tu ne sai qualcosa delle letture sbagliate che la tua moto non andava in gara 2, no, in gara 1. La mia moto in gara 1 non gara andava. Gara 1, quando... Ancora non sappiamo il perché. Ancora non abbiamo capito il perché. Ok. Pare che si sia cambiata leggermente una... Intanto non vedo... Sì, vedo, vedi Bite Therapy, lo vedi scritto lì davanti sul codino. Ok, però insomma, ecco, non è una moto da produzione. Perché questo non la riconoscevo. Ok. Cioè, quegli scarichi lì così mi ha subito fatto pensare a loro, effettivamente. Poi ho visto il logo lì sul parafango, non penso sia messo a caso quel logo, ecco. No, penso proprio di no. E dicevamo sulla... Ancora state cercando di scoprire cosa diavolo è successo. Sì, pare che forse se sia stata cambiata un parametro del traction prima della gara. Quindi non la mappa del traction, ma proprio dei valori che vai a salvare nelle tabelle del traction. Okay. Per cui io ho visto che in gara 2 il traction lavorava sul rettilineo. Ah. Che non deve lavorare. Ok. Cioè sul rettilineo lavora... E tu hai iniziato a togliere. Sì, però in gara 2 abbiamo proprio notato come, guardando la telemetria, cioè di gara 1 non ce ne eravamo accorti, il traction lavorava su tutto il rettilineo. Qui c'era il traction acceso, che non deve essere acceso sul rettilineo. No. Il traction è acceso in curva, e poi rialzi la moto e poi lì smette di lavorare. Infatti, sì, ti chiedo un po' perché io sono con la 600, quindi di traction non lo uso. E quindi volevo un po' capire come funzionasse tutta questa storia del traction. Quindi tu hai pensato che hai iniziato a togliere. Sì. E praticamente l'hai messa ad asciutto. Sì, perché mi hanno detto le mappe da 1 a 7 sono da asciutto e da 8 a 9 sono da bagnato. Il problema qual è? Che cioè non è che se togli traction allora non riesci a guidare. Una volta le guidavano senza, quindi sì, c'è solo da imparare. Però se io al giro prima... Attenzione intanto a Venezia che prova l'attacco qua in fondo al dritto su Lasagna, affonda la staccata fino all'ultimo, ci ripensa. Poi desiste, ma sa che ce l'ha lì a tiro, quindi è solo questione di tempo prima che trovi bene le misure. Comunque, dicevamo, cosa stavo dicendo? Del traction. Sì. stavamo guardando che... Il problema è, come dicevo, che il traction lavora soltanto in curva, cioè non deve lavorare sul dritto. Quindi io, togliendo traction, sono andato in una mappa d'asciutto. Il punto qual è? Che se io prima quella curva la facevo con un certo angolo di piega, davo il 30% di gas e la moto stava perfettamente, perché c'era il traction che lavorava e tagliava al punto giusto, io quella curva, avendo abbassato il traction, l'ho rifatta con lo stesso gas e lo stesso angolo di piega, pensando che la moto tenesse, invece ha mollato di colpo. Quindi, però è partita proprio di colpo, secca, boom. Non è il massimo. No, il problema è che se tu ti abitui, cioè l'elettronica ora, ci sono quelli che dicono: oh, i veri piloti sono solo quelli una volta, perché non c'è l'elettronica. Sono solite minchiate che senti, da gente che non ha mai guidato una moto.
Cioè, oggi l'elettronica è uno strumento che innanzitutto se ti può permettere di salvarti da qualche frattura o da qualche morte, magari. Sì, esatto, cioè, ringraziamola. Anche prima era più ignorante la cosa, indubbiamente, magari. La gente si ammazzava prima. Venezia. Attenzione, dentro... attacco di Venezia su Lasagna, questa volta la staccata alla fonda. Che rischio. Lasagna però chiude la porta in faccia. Porca miseria. Senza troppi problemi. Dicevo, una volta, cioè, se la gente da casa piace vedere la gente che si ammazza in moto, sì, esatto, che salga su una moto e vada ad ammazzarsi loro, voglio dire. Infatti. Ora che c'è l'elettronica, si fanno meno i side, si cade meno e quindi ci si fa anche meno male. È chiaro che il problema, intanto attenzione, Piovani perde una posizione. Soprattutto proiettato per la persona che vanno in strada, perché ricordiamo esatto. Questi sviluppi, queste cose che derivano dalle competizioni, sì. Vengono poi utilizzate. Piovani riprova l'attacco qui all'interno. Dentro, ci dovrebbe essere dentro. Ghidini che l'ha passato. Ghidini che corre nella Rookie 600, quindi quello è un Suzuki, sembra essere il Suzuki GSX-R 600. Sì. Non so se il 7,5 rientrerebbe nella 600. No. Comunque dicevo, cioè l'elettronica, quindi naturalmente può fare tante cose belle, ma dal punto di vista di guida può anche diventare una rottura di scatole. Perché, perché se non azzecchi la quadra, se è tarata male ti va a creare problemi. Esatto. Quindi oggi i piloti, poi l'altra idiozia che sento sempre dire adesso che c'è l'elettronica è diventato più facile guidare. Sì, falla te l'arrabbiata 2 in pieno con la moto che pompa e che ti porta verso il cordolo. Cioè, voglio dire, no, io sembra che sia facile adesso andare in moto perché c'è l'elettronica. Quello che dico non che sia più facile, che però forse oggi è più importante avere un buon elettronico piuttosto che un buon motorista. Sì. In pista. Poi lascia stare i lavori fatti a casa. In pista oggi. Attenzione. Ma frena forte Lasagna. Frena forte. Forse ieri chiude ancora. Speriamo. Ecco, vedi? Sì. William si fa vedere e poi lui, stando largo alla traiettoria migliore, e va a chiudergli la porta in faccia. Sì, si dice quasi meglio avere un buon elettronico che un buon... Secondo me a oggi sì, perché appunto ti risolve dei problemi che ti permettono di andare un po' meglio. Ti permettono di... Quando prima davvero c'era il meccanico motorista che era lì, che ti regolava lui le cose sì. In funzione alle condizioni che c'erano, a oggi serve poco. Intanto qualche doppiato... Sì, fasi difficili di doppiaggio queste. E la cosa che dicevo riguardo l'elettronica è che se è tarata male ti può creare dei problemi. Ma soprattutto, qual è la difficoltà? La difficoltà sta nel fatto che adesso ci si abitua a guidare sfruttando l'elettronica, no? Sì. Quindi, ad esempio, loro mi dicevano: senti, c'hai l'elettronica che è fatta per funzionare, è fatta per lavorare. Certo. Te, quando stai uscendo dalla curva, da un certo punto in poi dai tutto gas, sì, sì. 100%, non stare a parzializzare perché fa tutta la moto. Cioè, è stata creata per quello. Il problema è che se quel fa tutto la moto non lo fa bene, tu non puoi più correre, cioè non puoi più porre rimedio a questa cosa. Sì, se tu ti affidi totalmente a questa cosa... Cioè, perché il tuo polso non ha più potere, perché viene filtrato dall'elettronica. Quindi quello che sul bagnato può succedere come a me è successo in gara 1. Sì, io ho visto proprio che è partita, cioè... Io ho provato a toglierla all'elettronica per poter essere io a decidere col polso, però non avendo mai fatto un giro con l'elettronica bassa, non sapevo che lì cadi. Certo. Quindi certo. L'ho scoperto picchiando il muso per terra. Quindi forse quello che se uno si abitua a guidare sull'elettronica senza aver mai guidato senza, dovresti comunque imparare a guidare senza in modo tale da poterla un po' gestire. Poter essere tu in grado di gestire la moto. Ecco, quella è una cosa che effettivamente forse avrebbe senso fare. Sì. Solo che tu li vai a staccare tutti i controlli su un R1 da 200 cavalli in una giornata di test di prove libere con l'idea di sperimentare. Forse no. Cioè, nel senso, io ci provo anche, però poi i danni chi li paga? Sì, esatto, questo è anche un altro particolare non superfluo da tenere in conto. Cioè, tu dici, faccio il mondiale, corre in MotoGP, va bene. Certo, attenzione qua intanto, doppiaggio, potrebbe essere l'occasione di Venezia potrebbe per andare a passare Lasagna, ne approfitta, attenzione. Arrivano Carena contro Carena, gomito! Contro gomito alla staccata della Lasagna non molla. Ma come si difende lì davanti a tutti? Miseria. Max Lasagna, mamma mia. Vedi come può saltare fuori qualcuno. Vedi, per esempio, questo pilota fa la Rookies eppure è saltato fuori a star davanti nella sul bagnato, sì. E nella Expert 600. Quindi in realtà uno magari si scopre talentuoso particolarmente sul bagnato. E questo è il bello del bagnato, perché rimescola tantissimo le carte in tavola. Sì, no, infatti sì.
a chi piace, te hai scoperto che ti piace tantissimo. Sì. A me un po' meno perché mi è venuto il raffreddore. ho dovuto fare una settimana di tacchi piedonale. E vabbè, insomma, questo quello ce l'ho anche, l'ho sentita anch'io, ce l'ho ancora. Il adesso bello la tosse. Il brutto, insomma. Che stiamo a commentare. Eh sì. Guardate la BMW numero 179 di Alessandro Piovani. Ormai sono 4-5 anni che lo vedo e ha sempre lo stesso casco e forse anche la stessa tuta. E sarà comoda ormai. Ah sì, è stato bravo a non distruggere la tuta. Sì, ancora... Io ne ho fatte fuori già 3 in un anno. tu non fai test. L'asfalto è duro. Sì. Ed è abrasivo, è gratta e fa male. Tra l'altro, dai, è stato bello anche il video che hai messo di come creano la tuta e tutto. Sì. È bello interessante vedere il lavoro che c'è dietro dall'interno, sì, molto, molto carino. E è stato anche bello vedere, dire, qua c'è quella di Valentina, sì, eh. qua c'è la mia. Eh sì, perché in realtà anche noi tante volte pensiamo a loro, chissà da dove passano, invece anche loro, insomma, sono umani come noi, le fanno come le nostre, più o meno. Sì, più o meno. Magari qualche accortezza in più per male, cioè, ma no, tu dici no? Beh, Non lo so. Il processo produttivo è sempre quello. Magari tipo dentro c'è la seta in velluto. Esatto. La profumano. Esatto. La massaggiano. Vale. Le mettono un po' di portafortuna. Ah, sicuro. Piove. È leggermente appannata la visiera di Venezia in questo istante. Sì, anche questo è un altro problema della pista bagnata, della pioggia in generale, del freddo, perché comunque oggi è anche una giornata abbastanza freschina. Sì. Forse... Non si direbbe che siamo a maggio. No, infatti. Si direbbe neanche che siamo ad aprile, sembra più marzo. No, esatto. Comunque io con tutto il bene che vi voglio a voi del bagnato, però io spero di fare una gara sull'asciutto, perché dai, a me, non lo so, non mi fa impazzire. Intanto ha perso una posizione qua, Giovanni. Sì, ori tu. Forse ero io, tanto ormai l'ho perso. Attenzione a Venezia, e te sei sciolato ormai, in... Ormai sto aspettando di prendere la bandiera e basta. Esatto. Volevo portarla a termine, ecco, dai, perché... Attenzione perché Venezia è veramente vicino e dopo quella chiusura che ha subito lì alla X non ci sta e vuole andare a passare lasagna. Questa volta arriva è uscito forte, arriva forte. Prova l'infilata alla prima curva, questa volta stacca forte, ancora una volta lasagna gli c'è chiude. C'è un inserimento in curva che fa veloce. Paura. Sì, paura. Venezia forse potrebbe azzardare a frenare un po' dopo. Attenzione perché qua è uscito forte. Tira la staccatona alla curva 3. Vediamo se adesso va a chiudere la porta. Occhio che lasagna è andato lungo. Occhio che è andato lungo. Chiude la linea. Nell'incrocio Venezia. Questa volta riesce ad andare a sopravanzare lasagna. Approfittando anche forse di una potenza maggiore sul rettilineo. L'abbiamo visto anche sul rettilineo principale. Venezia va a chiudere finalmente un sorpasso. Che è durato 8 giri. Come l'ha chiuso. Vedi che non tiene niente. Hai visto lì? Cioè, si è proprio visto che fa la chiusura. Ma è proprio il punto pericoloso quello. Mannaggia. Però dai, è riuscito a prendere un po' di margine. William dovrebbe concretizzarsi, se non fa errori, a portare a termine. Anche perché siamo ormai nelle fasi finali. Sì. Intanto Castelvetere forse ti ha passato qua. Sì, non contarli più ormai. No. Non c'è finta di niente. Ultime curve, Venezia davanti. In realtà anche Lasagna davanti perché sta per vincere la gara della categoria Rookies. Quindi entrambi sono vincitori. Quel sorpasso, quel duello, quella battaglia è stato solo per puro divertimento, per puro spettacolo. Ma Venezia comunque voleva passare per primo sotto la bandiera a scacchi. E così va. Vince la gara sia dell'assoluta sia dell'ex per 1000. Alle sue spalle chiude la gara in prima posizione della Rookies 1000 Max Lasagna. Poi vince la gara della Wild Card un grande Stefano Mazzilli in terza posizione davanti a Giovanni Altomonte, anche lui della Wild Card. Aspettiamo l'arrivo anche degli altri. Comunque vedi che bello il fatto che comunque... Transita intanto anche Filippo Ferri, che vince la gara della Expert 600. Grande la sua prestazione. Transitano anche gli altri. Bisconti, Gamba, transita adesso Mardegan in seconda posizione della Expert 600, mentre invece sta per chiudere la gara. Aspettiamo che arrivi anche sul traguardo. Tu sei già passato? Ma va, sono fermo là a raccogliere margherite. Sono fermato a bere un goccio d'acqua. Eccoti lì che arrivi. Con calma, tranquillo, non c'è fretta. Che fretta c'è? Devo andare a lavorare domani.
Intanto Ghidini vince la gara della Rookies 600 e questi dunque sono i 4 vincitori, anzi 5 se consideriamo anche quelli della categoria Wild Card. Andiamo a sentire un attimo le interviste dei piloti a fine gara. Cosa è successo, Andrea? Ah, non lo so, stavo guardando qualcosa a cambio perché si muoveva, come se non funzionasse più il cambio elettronico. Infatti quando prendevo che metteva le marce, niente, partiva di colpo sul bagnato, non è il massimo, però va bene così, l'importante è averla portata qua al parco chiuso e va già bene, ecco. Grazie, alla prossima, grazie. Ragazzi, ho fatto quarto con la pioggia, in questa pista non sono un grande manico, quindi ci accontentiamo della quarta posizione. E boh, ci rifaremo a Cervesina, spero, molto probabilmente, con l'asciutto. Grazie ragazzi. Ciao a tutti, una gara fantastica, anzi molto difficile perché non avevo il freno dietro. E perché dalla caduta non ci siamo accorti di una vite svitata. Ho perso tutto l'olio e non avevo il freno dietro. E ho combattuto tutto quello che potevo. Sei un bastardo, è quella la verità. Non avete sentito, vero? Non avete sentito. E niente, alla fine ce l'ho fatta a sorpassarlo. E bene, bene, sono contento. La moto funzionava da Dio, funzionava benissimo e a posto. Grazie al team, grazie a tutti. Grande William, grazie. Ciao, ciao, ciao. Il freno dietro, che cos'è? Non so. Sì, che non l'ho mai schiacciato in vita mia in pista. Strada tanto, in pista mai. Forse dovrei iniziare a usarlo. Comunque vedi come chi è abituato a usare il freno posteriore, poi quando si trova senza, anche te puoi confermarlo, l'anno scorso ti hai ritrovato senza. Io mi sono trovato senza, però io devo dire che nella mia mente lo schiaccio, cioè io lo uso, però l'ho sempre fatto disinserire, cioè quasi del tutto, mi fanno fare la corsa, okay. Perché io sono abituato in strada, perché io uso la moto da strada quasi tutti i giorni, e mi viene distinto di frenare, e chiaramente mi viene anche in pista, solo che ho fatto fare la corsa lunghissima del freno, quindi in realtà a me mi dà la sensazione di tirarlo. In realtà lo stai usando poco. In realtà praticamente lo uso al 10%, quindi sì. Piovani un po' triste perché poteva portarsi a casa un podio, ha chiuso in quarta posizione, complice anche il bagnato che sicuramente, come ha anche manifestato nell'intervista, non è una condizione a lui favorevole. Comunque finisce qua il secondo, in realtà il primo round del CRV, perché la prima gara non si è disputata, ci sarà poi un round forse in cui recupereranno la gara e faranno gara doppia. Nel frattempo noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon proseguimento e vi ricordiamo il prossimo appuntamento che Cervesina. Sarà a Cervesina. Verso fine giugno. Trovate comunque tutte le info sul sito del CRV Piemonte. Ciao a tutti. Ciao ciao.